però nell'Ottocento, scusate che sistema tutto, ecco. Abbiamo iniziato, dicevo, con Fratelli d'Italia, ma durante il Risorgimento non era un inno ufficiale questo, ce n'erano moltissimi, ognuno scriveva il proprio e ce ne sono arrivati tanti, ne abbiamo scelti alcuni che sono molto curiosi. Il primo, per esempio, Agli italiani, canto di guerra, di Luigi Pantaleoni, è fatto sul tema dell'inno francese, cioè del marsigliese, tema che conoscete tutti, quindi ascolterete un inno all'Italia sulla marsigliese. Detto per inciso, questo Luigi Pantaleoni friulano, che questo è di Udine, anche lui, come altri di cui vi ho parlato questa sera, scrisse anche, era di fede garibaldina, anche se non partecipò poi alle imprese di Garibaldi, scrisse moltissimi grandi risorgimentali, tra i quali uno, mi sembra, una Vicelaio di Caprera, mi pare, era dedicato a Stefano Canzio, di cui ho parlato la signora prima, e sottoscritto uno dei mille. Quindi era comunque in questo ambito, scrisse anche un brano dedicato ai moti di Navarones in provincia di Pordenone, che erano invece mazziniani e finirono male. E quindi un autore questo molto impegnato dal punto di vista patriottico. Benedetto Morasca, questo è un siciliano, allievo di Zuelli al Conservatorio di Palermo, un autore che sta adesso venendo riscoperto a Palermo, fortunatamente, e lui stesso nel 1910-11, una copia che ho io originale a una dedica del 1911, però si riferisce al 10, è per il cinquantenario dei mille. Quindi in Sicilia, a Palermo, questo autore scrisse un pezzo commemorativo della spedizione dei mille, ed è per pianoforte. Branzoli, inno all'Italia, ecco, questo è uno dei tanti inni. Branzoli, che era un emiliano, un violinista, mandolinista, insomma, un musicista preparato, patriota, quindi scriveva questo tipo di brano. Io direi, ascoltiamo questi tre e poi facciamo rientrare il coro e per il gran finale. Grazie.
Romagnolo,
però si trasferì per diversi anni in Genova. La grande stagione del Carlo Felice orchestrale a Genova fu diretta da Angelo Mariani, e a un certo punto Angelo Mariani doveva dirigere una nuova opera di un operista minore a Milano, un certo Uranio Fontana. L'opera era Le Baccanti. Il baritono doveva essere Antonio Pisanzoni, che era il librettista della Ida, come saprete. E iniziò Pisanzoni la sua carriera, quindi non come librettista, ma come baritono. E l'opera non funzionava, i cantanti non erano preparati, non andava niente, l'orchestra non sapeva suonare, e allora bisognava sostituire l'opera, perché non si doveva andare in scena in quelle condizioni. Così, siccome nessuno voleva sentire ragioni, Ghislanzoni prese una decisione e, d'accordo con l'autore e d'accordo soprattutto con Angelo Mariani, sparì, si diede latitante. Siccome era un'opera nuova, nessuno sapeva la sua parte e quindi furono costretti a andarlo a cercare, e quindi anche gli austriaci, i capi austriaci di Milano furono costretti a cercare Ghislanzoni in tutta la Lombardia, perché lo dovevano portare a teatro, perché non doveva esistere che si rimandasse un'opera, no? E non lo trovarono, lui si nascose molto bene. E quindi invece il comandante austriaco aspettava fiducioso di vedere arrivare Ghislanzoni in manette e mandarlo in palcoscenico in manette. Quando si arriva quindi al prima dell'opera, non comincia l'opera, cominciano tutte le urla, fischi da parte del pubblico, e per la prima volta questi fischi e queste urla furono contro gli austriaci. E si cambiò l'opera, perché non poteva andare in scena ovviamente Le Baccanti, e cosa ti fanno di già pronto, che era lì per essere eseguito, Nabucco. Allora, quella sera fu la prima volta che durante il Papensiero e durante tutta l'opera ci furono le manifestazioni risorgimentali da parte del pubblico, per un caso dove un librettista nato baritono pazzerellone come Antonio Ghislanzoni e un altro grosso personaggio, Angelo Mariani, genovese di adozione, dovettero improvvisare questa avventura, no? E quindi iniziare la tradizione risorgimentale, caldamente risorgimentale del Nabucco. Benissimo. Dopodiché vi ringrazio per tutta la vostra pazienza, e da parte nostra siamo molto contenti, molto soddisfatti di essere stati qui con voi stasera. È una giornata importante per l'Italia e speriamo che ce ne siano tante altre.